25 dicembre 1903. Nasce a Varazze, in provincia di Savona, Lelio Basso. Studente universitario, aderisce al gruppo studentesco del Partito Socialista Italiano. Nel 1923 scrive i suoi primi articoli per la rivista socialista Critica Sociale e negli anni successivi firma, con lo pseudonimo di Prometeo Filodemo, numerosi interventi sui giornali socialisti e di democrazia laica, L'Avanti, Il Caffè, La Libertà, Il Quarto Stato di Carlo Rosselli e Pietro Nenni. Tra il 1927 e il 1928, organizzatore del gruppo milanese antifascista della Giovane Italia, viene arrestato e confinato a Ponza. È fra i dirigenti della Resistenza. Socialista, viene eletto all'Assemblea Costituente e nel Comitato dei 75. Nel gennaio 1964 partecipa all'Assemblea Costitutiva del PSIUP, che presiede dal 1965 al 1968. Penalista di fama europea, è membro del Tribunale Internazionale presieduto da Bertrand Russell, creato per giudicare i crimini americani nel Vietnam. Nel 1973 promuove la costituzione di un secondo Tribunale Russell sulle repressioni in America Latina e lavora per la preparazione del Tribunale Permanente dei Popoli. Nello stesso 1973 dà vita a Roma la Fondazione Lelio e Lisli Basso. Muore a Roma il 16 dicembre 1978. Lui racconta che ancora bambino si appassionava alle storie di Emiliano Zapata e di Pancho Villa in Messico. E poi si recava in piazza Sanremo, dove abitavano allora, ad ascoltare i comizi di Raimondo, un senatore Orazio Raimondo, mi pare che si chiamasse, deputato socialista della circoscrizione, e lui ancora ragazzino si infervorava a questi discorsi. A 14 anni arriva a Milano e l'impegno si fa più serio. Lui frequenta il liceo Berchet, dove trova un professore di storia, il professor Ugo Guido Mondolfo, che gli apre orizzonti nuovi. Nel 21, a 18 anni, prende la sua prima tessera del Partito Socialista. Onorevole Basso, come è avvenuto il suo primo incontro con le masse operaie nel primo dopoguerra? Il ricordo più vivo di quegli anni è stata la mia frequentazione della Camera del Lavoro. Non c'era niente di più vivace che l'assemblea degli operai della Camera del Lavoro. Quello che mi colpì era la rivoluzione culturale profonda che è stata per la classe operaia in quegli anni, in un momento in cui gli operai facevano sentire che erano uomini come gli altri. Questa è stata una cosa enorme. 19, 20, 21 sono stati per me una grande scuola. Io mi sono formato in quegli anni. Devo agli operai di Milano una certa visione del socialismo come conquista di un'assoluta dignità dell'uomo. Lelio Basso incontrerà le masse operaie e contadine a cavallo tra la prima guerra mondiale, la grande guerra, e il primo dopoguerra. Già nel 1919 rappresenterà un momento di vera e propria cesura storica per tutto il Novecento. L'adesione di Basso al socialismo avverrà infatti proprio nel 1919 e sarà una sorta di posizionamento quasi istintivo, come Basso stesso dirà, dalla parte delle masse. Il 12 aprile 1928 una bomba scoppiò alla Fiera di Milano. Era destinata al re, che si salvò per un seguito di circostanze fortuite. Ci furono una ventina di morti. Non si è mai capito esattamente chi siano stati gli autori dell'attentato. La notte successiva all'attentato, la polizia arresta un folto gruppo di antifascisti vicini alla rivista Pietre e all'organizzazione clandestina Giovane Italia. La notte del 13 aprile del 1928, allorché ero appena tornato da un viaggio a Napoli e a Roma, per incontrare Benedetto Croce, Buonaiuti, Tilger, Vinciguerra ed altri,
e riportare materiale per i numeri successivi della rivista Pietre, vengo arrestato insieme a un folto gruppo di amici milanesi. Nell'agosto 1928, il prigioniero politico Lelio Basso viene trasferito dal carcere milanese di San Vittore all'isola di Ponza, dove sconterà 3 anni di confino. Io ho ancora i ricordi, ho ancora la mia grammatica tedesca, il mio dizionario di tedesco portano ancora il timbro della censura di Ponza, perché sono i libri su cui lei ha studiato il tedesco intensamente, perché poi ha voluto leggere tutti i classici, cioè Marx, Engels, in lingua originale, e il tedesco se l'ha imparato a Ponza in quei 3 anni di confino. Durante il confino, le autorità le permettevano di proseguire gli studi senza penalizzanti censure? All'isola di Ponza avevo un censore, un capo squadra delle milizie che era di un'ignoranza totale. Dunque, io mi ero laureato in legge nel 1925, all'epoca ero uno studente di filosofia. Il censore apriva il pacco dei libri di fronte a me e lo guardava con aria da intenditore. Questa è filosofia. Prendeteli pure. Avrei potuto ricevere un manuale per fabbricare le bombe, non se ne sarebbe accorto. Caro Romita, la vita qui al confino scorre così uguale a se stessa. Io personalmente non mi annoio, perché mi arrabatto a tradurre dei testi filosofici tedeschi per preparare la mia laurea. Ottenni stranamente una licenza dal confino che passava all'isola di Ponza per andare a dare gli esami di filosofia all'Università di Milano. Io mi presentai all'esame in mezzo agli agenti di pubblica sicurezza che mi accompagnavano, perché ero un confinato in licenza, e ebbi la sorpresa di trovare che, nonostante appunto questo volto ufficiale del fascismo fatto di consensi, viceversa c'era anche fra i professori universitari una resistenza. Io ricordo sempre l'esame che in quell'occasione diedi io col professor Piero Martinetti. Avanti. Buongiorno, professore. Buongiorno. Lelio Basso? Sì, professor Martinetti. Basso, io non ho il diritto di interrogarla sull'etica di Kant. Lei, resistendo al regime oppressivo, dimostra di conoscerla molto bene. Lei è il maestro e merita 30 lode. Non fa onore alla cultura italiana del tempo il fatto che solo 12 professori universitari rifiutino il giuramento e perdono la cattedra, mentre pochi altri hanno chiesto il pensionamento prima della data del giuramento. Questo giuramento, che era stato già imposto prima ai maestri e che sarà esteso più tardi ad altre categorie, rientra fra i provvedimenti escogitati dal fascismo per eliminare dalla scuola ogni permanenza di cultura prefascista e utilizzare in questo modo, realizzare in questo modo il comandamento del Duce, che aveva detto: il governo esige che la scuola si ispiri alle idealità del fascismo, che tutta la scuola, in tutti i suoi gradi e in tutti i suoi insegnamenti, educhi la gioventù italiana a rinnovarsi nel fascismo. Negli anni 30, Basso si confronta con il movimento liberal-socialista di Giustizia e Libertà, nato per iniziativa di Carlo Rosselli e di un gruppo di esuli antifascisti in Francia. È per lui l'occasione di formulare una nuova idea di partito che si rivolge alle giovani generazioni. I veri attori della storia di domani sono i giovanissimi e di essi dobbiamo occuparci. Non in nome di un passato, qualunque sia,
ma in nome dell'avvenire bisogna rivolgersi ad essi. Basso tenta di rendere concreta la sua idea di nuovo partito socialista e nel gennaio 1943, dopo mesi di febbrile attività clandestina, fonda a Milano il Movimento di Unità Proletaria, in cui confluiscono gruppi di giovani militanti antifascisti provenienti dalle principali città dell'Italia centro-settentrionale. L'obiettivo del movimento operaio alla caduta del fascismo non può essere il puro e semplice ritorno allo Stato democratico borghese, ma al contrario, lo sfruttamento della crisi politica per realizzare una radicale trasformazione sociale e conseguire l'accesso della classe lavoratrice al potere. Una lotta con questi obiettivi può essere diretta solo da un partito nuovo, che non ripeta le vecchie formule certamente superate, ma sia il partito di tutti i lavoratori, costruito democraticamente e dotato di volontà rivoluzionaria. L'obiettivo del Movimento dell'Unità Proletaria era appunto quello di costruire un partito rivoluzionario e classista, cioè fortemente ancorato al progetto di trasformazione che vedeva protagonista il movimento operaio italiano. Il tragico svolgimento della guerra e lo sbarco delle truppe anglo-americane in Sicilia hanno ormai indebolito il regime e alcuni dei massimi esponenti del fascismo, in accordo con il re, si convincono sia giunto il momento di operare una svolta. Così, il 25 luglio 1943, il Gran Consiglio del Fascismo estromette Benito Mussolini. Dopo 21 drammatici anni è finita la dittatura e il nuovo governo guidato dal maresciallo Pietro Badoglio si prepara a firmare l'armistizio con gli anglo-americani. Subito dopo l'8 settembre non sapevamo bene come stavano le cose. Noi avevamo le carte con due nomi, Rossi e Bianchi, facile. E poi non carte, ma per tanta gente ci chiamavamo Franceschi e Leonardi, questo me lo ricordo. È vero che noi non eravamo ebrei, però Leglio era molto conosciuto come antifascista, era molto probabile che lo aspettassero una sorte di questo genere. Allora per prima cosa abbiamo sgombrato la casa. Un primo tempo abbiamo mandato i bambini in casa di amici, e i bambini e alcuni tomi della biblioteca. E in un secondo tempo poi mi sono trasferita io con i bambini in una casa di Lanzo d'Intelvi, sempre di amici. A quell'epoca il Leglio non dormiva più, si era nascosto anche lui, era clandestino anche lui. Lui ha avuto una grandissima fortuna e un ancor più grande sangue freddo. Vedano Lona, il paese dove avevamo lasciato, dove era rimasto, erano partiti subito di corsa, quindi era rimasto tutto lì. In particolare i suoi libri. Leglio è un bibliofilo, lo sappiamo bene, ha questa bellissima biblioteca adesso a Roma, e allora lo seguiva dappertutto. E quindi si preoccupa alla prima occasione di andare a Vedano Lona, entrare nella nostra vecchia casa e riprendere quei libri. Ne riempie due valigie, si avvia verso la stazione, vede una macchina che è in arrivo. La macchina non poteva che essere dei tedeschi e quindi si preoccupa. Cosa fare? Se mi vedono, mi riconoscono. Se scappo, mi inseguono. Allora cosa fa? Mette giù le valigie, si volta verso il muro e fa una lunghissima pipì. Durante quel periodo, con la faccia al muro, i tedeschi passano, girano l'angolo e lui ha il tempo di riprendere le valigie, di arrivare al treno, prendere il treno e poi invece di scendere a Milano Cadorna, scende a Saronno e prende un altro treno che da Saronno lo porta a Milano in modo tale da non avere i controlli all'arrivo. La caduta del regime consente ai partiti antifascisti di riorganizzarsi, ma i socialisti sono divisi in due principali gruppi. Da una parte gli esponenti del vecchio PSI con Nenni, Saragat e Pertini, dall'altra il nuovo Movimento di Unità Proletaria di Basso, che si propone come alternativa. Il momento storico e l'ampia adesione che ancora raccoglie il PSI convincono Basso dell'opportunità della fusione e nell'agosto 1943 si costituisce il Partito Socialista di Unità Proletaria.
l'adesione dei partiti proletari al fronte nazionale è comunque un grave errore politico. Si risolverà con ogni probabilità domani in una coalizzazione di governo che altro scopo non potrà avere che quello di restaurare, a spese delle classi lavoratrici, una parvenza di ordine borghese dopo che questo è già di fatto crollato sotto la pressione degli eventi. Contrario alle prime scelte politiche del PSIUP, nell'ottobre 1943 Basso fonda con altri dissidenti il giornale clandestino Bandiera Rossa, organo del Fronte Proletario Rivoluzionario, in contrapposizione con il Fronte Nazionale dei Comitati di Liberazione. L'obiettivo è quello di preservare la pregiudiziale classista e rivoluzionaria dei socialisti, rifiutando la collaborazione politica con i partiti moderati, secondo Basso, espressione di una borghesia corresponsabile della dittatura fascista. Una posizione scomoda che suscita la reazione di Giorgio Amendola, dirigente del Partito Comunista, che del Fronte Nazionale era il principale promotore. Dovetti mantenere le promesse fatte a Nenni di cercare di salvare Basso. Lelio si era messo in una gravissima posizione. Egli era amareggiato perché aveva visto crollare le sue prospettive di formare un nuovo partito socialista. Aveva finito con l'essere coinvolto dall'attività del gruppo estremista di Prometeo, che pubblicava un foglio clandestino nel quale si affermava che la classe operaia non dovesse partecipare alla lotta partigiana, perché questa è una lotta diretta dalla borghesia. La posizione di Giorgio Amendola è viziata da alcune informazioni errate e non saprei dire se fossero errate in buona fede. Per esempio, accredita, o meglio, addebita a Basso la vicinanza ad un gruppo estremista, Prometeo, con cui Basso non aveva nulla a che fare. All'epoca bisogna ricordare che, oltre a Giorgio Amendola, che era anche amico di Lelio Basso, altri dirigenti comunisti, come per esempio Pietro Secchia, proposero delle posizioni molto più dure nei confronti di Lelio Basso. In un articolo del dicembre del 1943 su un giornale clandestino che si chiamava La Nostra Lotta, Pietro Secchia additò Basso come nemico della resistenza, e all'epoca un riferimento di questo genere poteva significare una vera e propria condanna a morte. Nel maggio 1944 Lelio Basso viene eletto nell'esecutivo del PSIUP Alta Italia, guidato da Sandro Pertini, e nel novembre dello stesso anno assume la carica di responsabile dell'organizzazione. Durante la lotta partigiana, i socialisti riacquistano sempre più forza nel numero degli aderenti, nel radicamento sociale e nei movimenti organizzati della resistenza, tornando ad essere un partito veramente di massa. Nel contesto della resistenza, Lelio Basso non è stato in senso stretto un partigiano. Certo, contribuì a formare le unità partigiane, ma Lelio Basso in primo luogo fu un dirigente politico nel Nord Italia, ebbe cioè il ruolo di responsabile dell'organizzazione del Partito Socialista di Unità Proletaria Alta Italia. Il 25 aprile, il giorno della liberazione a Milano, fu in testa ai cortei che celebravano la liberazione. L'Assemblea Costituente tiene la sua riunione di insediamento. 468 dei 479 deputati già confermati prendono posto nell'aula. Nella tribuna diplomatica il capo della Commissione alleata, ammiraglio Stone. Il governo di De Gasperi, quello che ha portato l'Italia alla Costituente, è al completo. Tutti i ministri dei sei partiti del CLN. Un grande applauso, si grida viva l'Italia, viva la Repubblica, viva Trieste italiana! Il 4 marzo 1947 si apre all'Assemblea Costituente la discussione generale sul progetto di Costituzione della Repubblica Italiana redatto dalla Commissione dei 75. I lavori si concluderanno il 22 dicembre dello stesso anno con l'approvazione a larghissima maggioranza del testo che Lelio Basso contribuì a scrivere, a cominciare dal secondo comma dell'articolo 3. Ci fu un contributo mio originale, che fu proprio elaborato da me, presentato da me e su cui ottenni l'approvazione dopo qualche resistenza, che fu quello di sintetizzare in una formula generale questo insieme di diritti
dei cittadini e di doveri dello Stato. Ed è la seconda parte dell'articolo 3 che vorrei proprio leggere. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Questo era un concetto interamente nuovo nel diritto costituzionale italiano e straniero e in sostanza afferma questo, che finché la Repubblica non avrà assicurato un'eguaglianza di fatto, rimuovendo anche le disuguaglianze economiche e sociali, la democrazia non sarà realizzata. Lui sottolineò come il centro della vita repubblicana, della vita democratica, dovesse essere il valore dell'essere umano, ma non dell'individuo singolo scisso dalla collettività come nell'individualismo del Settecento, dell'Ottocento, ma l'essere umano inserito nella vita sociale, parte della collettività. Ma soprattutto, e qui è l'iniziativa che condusse alla formulazione proposta dallo stesso Lelio Basso del secondo comma dell'articolo 3, e lui sottolineò che non bastasse questa uguaglianza di fronte alla legge, uguaglianza formale, uguaglianza di diritti astratti, perché se uno poi non ha la possibilità di utilizzarli, non ha il minimo delle capacità di sopravvivenza per far valere questi diritti, e allora a ben poco sarebbero valsi. Non c'è in nessun'altra Costituzione, perlomeno dell'epoca, una norma siffatta. È stato considerato questo il capolavoro istituzionale di Lelio Basso. Il padre costituente Lelio Basso è autore anche dell'articolo 49 della Costituzione. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere in modo democratico a determinare la politica nazionale. L'articolo 49 fa entrare, come anche ha commentato più volte Stefano Rodotà, il soggetto del partito politico per la prima volta nella Costituzione. L'articolo 49 è profondamente collegato a altri due articoli della Costituzione italiana, cioè all'articolo 3, secondo comma, e all'articolo 1, quando recita che la sovranità appartiene al popolo. Primo mattino del 18 aprile. A Roma, come in tutte le città d'Italia, eccoci, registi e operatori della Incom, levati oggi prima del sole. Stiamo inventando il segreto dell'ubiquità. Per una cronaca completa di queste nostre elezioni su cui converge l'attenzione non solo d'Italia, ma del mondo. Primi risultati, altissima percentuale di votanti. 27 milioni di votanti su 29 di iscritti. Votazione per la Camera dei Deputati. Fronte Democratico Popolare, circa 8 milioni di voti, pari al 37%. Unione Socialista, circa 1.900.000, pari al 7,1%. Repubblicani, 2,5%. MSI, 2%. Blocco Nazionale, 3,8%. La maggioranza assoluta è andata alla Democrazia Cristiana con circa 12.700.000 voti, pari al 48,7%. Il clima unitario dell'Assemblea Costituente ormai non corrisponde più alla realtà politica di un paese lacerato dall'emergere della Guerra Fredda. La campagna elettorale delle elezioni politiche per la prima legislatura repubblicana mostra un conflitto a tutto campo. In questi giorni decisivi, Lelio Basso è il segretario del PSI e, pur essendo contrario alla lista unitaria con i comunisti, l'accetta per non andare contro il volere della maggioranza del partito. Io non ho nessuna ostilità preconcetta nei confronti del Partito Comunista Italiano. Penso però che il rapporto fra i due partiti debba svolgersi sul lungo periodo. Da segretario del partito ho due scelte: o dimettermi e dare battaglia, ma io a nessun costo voglio diventare il leader della destra in funzione anticomunista, oppure cercare di condizionare il
frontismo dall'interno. Quindi accetto, forse sbagliando, di essere riconfermato segretario all'insegna di una politica che non condivido. L'atteggiamento di Basso non piacque né ad alcuni dirigenti socialisti né ai dirigenti del Partito Comunista. E questo fu all'origine dell'emarginazione che subì negli anni successivi. Era favorevole all'unità d'azione con il Partito Comunista, ma non condivideva l'idea di un'unificazione dei due partiti. Voleva rivendicare la presenza del Partito Socialista Italiano e allo stesso tempo costruire un percorso in cui i socialisti raggiungessero un'identità forte. Con la sconfitta elettorale del 1948 esplode definitivamente anche in Italia la Guerra Fredda e Basso, critico di Stalin, viene emarginato dal gruppo dirigente del Partito Socialista, che si allinea su posizioni staliniste e filocomuniste, e viene estromesso prima dalla direzione e poi dal comitato centrale del partito. Alla ricerca di un difficile chiarimento, Basso si rivolge a Palmiro Togliatti. Caro Togliatti, da molte parti mi viene segnalato che compagni comunisti della periferia e del centro, specialmente in contatto con compagni socialisti, esprimono giudizi negativi sul mio conto, presentandomi come anti-unitario o addirittura trotskista e suggerendo di appoggiare altri compagni della sinistra del partito. Non voglio naturalmente io fare dei paragoni con questi altri compagni. Permettimi però di dirti che ti auguro di trovare molti socialisti che siano unitari sul serio, come sono io. Io credo che tu sei unitario quanti altri mai. Ritengo però che non si tratti di questo. Quello che dicono di te è che tu sosterresti una strana teoria secondo la quale i comunisti, per il configurarsi a loro sfavorevole della situazione internazionale, non avrebbero più speranze di accedere al potere nei paesi d'Occidente. Si sostiene che il loro posto dovrà essere preso da partiti socialisti. Caro Togliatti, io non penso neanche lontanamente che i partiti socialisti debbano prendere il posto dei partiti comunisti, ma non credo che si porti nessun contributo utile alla lotta della classe operaia, continuando a mantenere gli iscritti socialisti col complesso di inferiorità di partito rimorchiato e disorganizzato. Il favore che vorrei chiedere a te e ai compagni dirigenti del tuo partito è quello di farmi delle critiche fraterne e di giudicarmi sulle cose che io dico e scrivo, ma di non raccogliere, di non diffondere pettegolezzi o interpretazioni arbitrarie. Le mie forze non sono ancora molto grandi, però sono fuori pericolo e assicuro tutti i compagni che a suo tempo saprò essere di nuovo al mio posto di lavoro. Il primo giornale romano che ha dato la notizia dell'attentato ha intitolato a 9 colonne: Togliatti colpito a morte in piazza Montecitorio. Anche se le successive edizioni e la radio non confermano l'ipotesi più tragica, l'ondata di emozione esplode, secondo i casi, in una grande rabbia o in una grande paura. Sia che ritengano di doverla fare, sia che temano di doverla subire, gli italiani si trovano di fronte allo spettro dell'insurrezione. Ma l'episodio più tipicamente insurrezionale accade ad Abbadia San Salvatore, sulla Miata. Si combatte quasi 2 giorni attorno ad una centrale telefonica che assicura il collegamento tra il sud e il nord Italia. Restano uccisi un maresciallo, un agente di polizia e un contadino. La provincia di Siena viene posta in stato di assedio. 3.000 persone vengono rastrellate sui monti con l'aiuto dell'esercito. Nel processo per i fatti della Miata, che si conclude a Lucca nell'aprile 1950, Lelio Basso assume la difesa dei minatori di Abbadia San Salvatore. Il mio pensiero va a voi, signori della corte, che siete chiamati ad affrontare la più alta responsabilità che possa capitare ad un uomo, quella di giudicare il suo simile.
Permettete che prima di svestire materialmente questa toga io me ne spogli un attimo idealmente per parlarvi non da avvocato a giudici, ma da uomo a uomini. Va a voi il mio augurio, signori della corte, che la vostra sentenza sia tale che mai un giorno possa affiorare alla soglia della vostra coscienza, non dico la certezza, ma neppure il sospetto di aver commesso un'ingiustizia. Quel giorno non potreste più tornare indietro. Perché se c'è una cosa che è impossibile all'uomo, che il credente non può neppure chiedere a Dio, è di fare in modo che ciò che è stato non sia stato. Di fare in modo che un'ingiustizia commessa possa essere cancellata. Intorno agli anni 50 ci furono diversi processi in Italia per varie vicende sociali, una serie di processi contro partigiani e uno in particolare che a seguito dell'attentato a Togliatti riguardò lavoratori della Amiata. Nacque così l'idea di costituire un centro, diciamo, di solidarietà democratica, così fu chiamato, che aveva la funzione di coordinare questi processi. Fin dall'inizio se ne occuparono più direttamente alcune personalità molto spiccate, tipo Terracini, tipo Basso, Gullo ed altri, che oltretutto avevano la qualità di essere anche avvocati. In un caso particolare, quello di Abbadia San Salvatore, davanti al Tribunale di Lucca, alla Corte d'Assise di Lucca, Lelio Basso parlò per primo, perché è necessario e importante inquadrare il clima del momento, cioè l'attentato a Togliatti, una certa ribellione popolare complessiva, l'idea che si potesse addirittura sparare e tentare di uccidere il capo del Partito Comunista. La parola d'ordine dei pubblici ministeri era parlare sempre di insurrezione. Interrogava: ma voi volevate fare l'insurrezione? Di insurrezione non ci fu traccia, in realtà, anche perché se il Partito Comunista, che era un partito piuttosto organizzato all'epoca, avesse voluto, avrebbe dato indicazioni in questo senso. A segnare il rientro di Lelio Basso nei ruoli dirigenti del PSI è il 20° congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica del febbraio 1956, un evento epocale che traumatizza tutta la sinistra mondiale. Al 20° congresso del partito, che si svolge dal 14 al 24 febbraio del 1956, Khrushchev denuncia, nel famoso rapporto segreto, le peggiori efferatezze del regime di Stalin, l'assassinio di migliaia di militanti innocenti, la deportazione di intere popolazioni, l'intolleranza che il culto della personalità del dittatore aveva diffuso in tutto il paese. Inoltre, nella relazione pubblica al Congresso, delinea due sconvolgenti novità politiche: la coesistenza pacifica tra gli stati a sistema politico diverso e la possibilità di costruire il socialismo in modi diversi e non uniformati a quello sovietico. Non pensiamo assolutamente, non abbiamo mai pensato, neanche quando qui si inneggiava Stalin, non abbiamo mai pensato che la nostra battaglia per il socialismo in Italia debba seguire la via sovietica. Abbiamo sempre difeso una via nostra, occidentale, socialismo, che risponda a queste condizioni storiche. Quindi noi accettiamo nel regime sovietico quello che è una effettiva conquista di nuovi rapporti di classe. Critichiamo quelli che sono questi aspetti di ritardo nello sviluppo democratico. Lavoriamo perché nel nostro paese, in genere nel mondo occidentale, la via socialismo sia profondamente diversa da quella che un paese di quel tipo ha dovuto seguire, perché da noi, come ho detto prima, il socialismo rappresenti un allargamento, una conquista, è un rafforzamento, un allargamento di quelle che sono le conquiste democratiche. Per Basso, antistalinista da tempi non sospetti, il nuovo corso del comunismo sovietico rappresenta una sorta di rivincita, fino a quando un nuovo motivo di tensione si profila all'orizzonte: il centro-sinistra. Il governo dell'onorevole Moro, che ieri sera ha ottenuto la fiducia della Camera con 350 voti contro 233 e 4 astenuti, si è presentato nel pomeriggio di oggi al Senato per la discussione del programma. Il Senato voterà la fiducia nella giornata di sabato. La seduta è diretta dal presidente Merzagora.
Sono presenti il presidente del Consiglio Moro, il vicepresidente Nenni e i ministri Piccioni, Delle Fave e Arnaudi. Quando nel dicembre 1963 si pose il problema, la questione di un centrosinistra organico con i socialisti in ruoli governativi di ministri, vicepresidente Pietro Nenni, Basso, insieme ad altri 24 deputati socialisti appartenenti alla sinistra, si rifiutarono di seguire la disciplina di partito e votarono in aula contro quella fiducia. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non possiamo dare il nostro voto a questo governo. Vorremmo che fosse compreso lo spirito profondamente socialista del nostro atteggiamento. Quando siamo entrati in questa milizia, che è per noi la ragione della nostra vita, tutti ci siamo ripromessi e sforzati di accrescere il patrimonio glorioso che avevamo ereditato dai nostri padri. E in questo momento, compiendo un atto che abbiamo lungamente pensato e discusso dentro di noi e fra di noi, ma di cui ci assumiamo tutta intera la responsabilità, crediamo di adempiere a questo dovere. Un dovere che i parlamentari ribelli della sinistra socialista pagheranno con un anno di sospensione dalle attività del partito. Basso ne esce tormentato e si rivolge al vecchio amico Nenni. Caro Nenni, sono nella situazione più angosciata che si possa immaginare, con la sensazione che sta per spezzarsi tutto quello che ha costituito il senso della mia vita. Se non avessi un temperamento che mi porta facilmente alla lotta, vorrei soltanto sparire. E penso anche a te, al peso che ti prendi sulle spalle, con trepida, affettuosa amicizia. Nel 1964, dallo strappo della sinistra socialista, nasce il Partito Socialista di Unità Proletaria. Esso è nato dalla rivolta di tutta un'ala del Partito Socialista che rifiutò di abbandonare la strada del socialismo e di andare al governo per aiutare i democristiani a servire gli interessi dei padroni. Sembrava allora che davanti al PSUP si aprisse un futuro stentato. Si diceva che gli mancava lo spazio politico. Ci accusavano di essere dei massimalisti, non disposti a transigere su nulla. Onesti, sì, tant'è vero che avevamo rifiutato posti di governo e di sottogoverno, ma visionari. Lelio Basso aderisce al Partito Socialista d'Unità Proletaria, ma lo fa in certo senso un po' controvoglia. Non era pienamente convinto che quel partito potesse rappresentare un'occasione per il socialismo italiano. Nonostante questo, fu eletto presidente del Partito Socialista di Unità Proletaria e decise in questo ruolo di mettersi in una posizione super partes e di ascoltare però all'interno di quel partito le diverse anime, le anime giovanili che erano ormai alla vigilia del 1968, del movimento del 1968, e le anime più tradizionali, quelle della sinistra socialista. Ciò che Basso non amava di questo partito, ancora una volta, era la sua tendenza filo-sovietica. La Cecoslovacchia è stata invasa. Questo è il drammatico, gravissimo annuncio che è avvenuto in nottata e che ha colto il mondo di sorpresa. Le truppe del patto di Varsavia, cioè i reparti militari sovietici, bulgari, ungheresi, polacchi e tedesco orientali, assenti rumeni e jugoslavi, sono penetrati stanotte, un'ora prima di mezzanotte, attraverso le frontiere cecoslovacche, impadronendosi delle città principali e occupando praticamente l'intero territorio della Repubblica Cecoslovacca. Quando nell'estate del 1968 l'Unione Sovietica invase la Cecoslovacchia e Praga in particolare per reprimere il dissenso interno allo stesso mondo comunista che era stato espresso
dal gruppo dirigente cecoslovacco, Basso decise che era arrivato il momento di rompere il suo rapporto con il partito. Da qualunque punto di vista si guardino gli avvenimenti cecoslovacchi recenti, non si può non considerarli una dura sconfitta per il movimento operaio. L'invasione si risolve in un puro atto di ingiustificata prepotenza. Quando Basso abbandona il Partito Socialista d'Unità Proletaria nell'estate del 68, ormai da alcuni anni era già impegnato sul fronte internazionale. Nel 1962 aveva avviato i suoi primi viaggi in giro per il mondo, impegno che lui dedicava ai movimenti della decolonizzazione. Nel novembre 1966, anche in forza di questo suo ruolo, il filosofo gallese Bertrand Russell lo chiama, come membro della giuria e come presidente di sessione, a partecipare al tribunale Russell contro i crimini di guerra americani in Vietnam. Hey, sir! We'll cover from here. We can't go any further. Just work around the left. Okay. Nel Vietnam io ci sono stato. E ho visto il miracolo di questo popolo che, per difendere la sua libertà, sfida impavido e sorridente l'inferno di ferro e di fuoco che si abbatte su di lui. Che un popolo di contadini poveri abbia sconfitto con la volontà e con la decisione le armi più moderne, la tecnica più avanzata, i calcolatori elettronici, ha sconvolto le previsioni e la logica dell'Occidente. In Vietnam, Basso e la delegazione del tribunale Russell acquisiscono diversi campioni di ordigni come bombe a biglia, fosforo, magnesio, napalm, di cui studiano gli effetti devastanti. Raccolgono anche testimonianze di feriti e di aviatori americani prigionieri. Il 17 marzo 1967, Basso incontra il presidente della Repubblica Democratica del Vietnam. Ho Chi Minh entrò senza essere in alcun modo preannunciato. Se non avessimo avuto bene in mente la sua immagine, avremmo potuto scambiarlo per qualunque commesso. Parlava brevemente, ascoltava volentieri le risposte, dava alla sua conversazione il tono più possibile familiare. Questa scelta di entrare nel tribunale Russell e la notorietà che comportò per Basso questa sua adesione lo lanciarono come leader globale internazionale, richiesto in ogni parte del mondo, e fu anche il precedente che lo convinse poi nel 1971 ad aderire alla proposta di costituire un secondo tribunale Russell, questa volta dedicato all'America Latina. Dopo la morte di Bertrand Russell, Lelio Basso fece un viaggio in Cile. In quell'occasione conobbe anche Allende, con cui ebbe un incontro, che era il presidente, e alcuni esuli brasiliani lo avvicinarono e gli chiesero di continuare il lavoro che era stato fatto con il tribunale Russell I, inaugurando una sessione dedicata alla violazione dei diritti che la dittatura brasiliana andava commettendo sul popolo brasiliano. E nell'anno successivo altre richieste si aggiunsero, perché purtroppo le dittature sudamericane si estesero al Paraguay, all'Uruguay, finché ci fu il colpo di Stato che in Cile uccise il presidente Allende, fece cadere il suo governo popolare e al potere andò Pinochet. È mezzogiorno dell'11 settembre 1973. I caccia della forza aerea cilena passano a volo radente sulla Moneda e sganciano le prime bombe. Salvador Allende viene rinchiuso dalle 7:30 del mattino. L'hanno svegliato all'alba nella residenza privata per annunciargli che i militari sono in rivolta. È il colpo di Stato.
non è solo la sconfitta della sinistra, sta morendo la democrazia cilena. Mezzogiorno è passato da pochi minuti. Il palazzo è in fiamme. Finito il bombardamento aereo, si riapre il fuoco dei cannoni. Si spara per altre 2 ore. I golpisti non vogliono rischiare, aspettano 2 per dare l'assalto. E attorno a quell'ora muore Salvatore Allende. Salvatore Allende era un democratico non solo perché rispettava la Costituzione e le forme legalitarie. Allende sapeva che il socialismo deve edificarsi sulla partecipazione effettiva delle masse. La vostra agonia è stata un'agonia anche per me. Questa è una delle ragioni che mi hanno spinto ad assumere l'organizzazione del Tribunale Russell. Molti cileni, a cominciare da Hortensia Allende, chiesero a Basso di allargare l'accertamento del tribunale anche al Cile. Fu necessario dedicare 3 sessioni alle dittature sudamericane. La prima fu a Roma nell'aprile del 74, la seconda nel 75 fu a Bruxelles e la terza ancora a Roma nel gennaio del 1976. Sono stati i popoli a conferirci legittimità e saranno i popoli ad eseguire la nostra sentenza. A nome dei loro diritti, il Tribunale giudica il governo degli Stati Uniti, i governi dell'Argentina, della Bolivia, del Brasile, del Cile, della Colombia, del Guatemala, di Haiti, del Nicaragua, del Paraguay, della Repubblica Dominicana, dell'Uruguay e le imprese multinazionali. Il Tribunale, per tutti questi motivi... Il presidente della giuria, Lelio Basso, dopo una sintesi dei lavori, ha dato lettura della motivazione della sentenza. Il Tribunale Russell condanna i governi di 12 paesi del Centro e Sud America per violazioni gravi dei diritti dell'uomo e per crimini contro l'umanità. Era tutta una grande piattaforma di dittature militari con tutto il supporto degli Stati Uniti che avevano occupato proprio completamente tutta l'America Latina, incominciando dal Brasile alla fine degli anni 60 con il colpo di Stato fino a quello che era stato apparentemente l'ultimo colpo di Stato in Cile nel 73 e che invece sarebbe diventato purtroppo non l'ultimo ma qualcosa che annunciava qualcosa ancora di, non dico di peggiore perché non c'è niente di peggiore, ma quello che era poi stato il colpo di Stato conclusivo di questa traiettoria, che è stato quello dell'Argentina nel 76, che arriva proprio alla chiusura delle 3 sessioni del Russell. Il minimo comune denominatore di tutte queste dittature era quello che poi avrebbe preso un nome con la dittatura argentina di fare scomparire le persone, le desaparición, di metterli in prigione, di torturarle, di negarne la dignità umana e di negarne il carattere di rappresentanti di una volontà di liberazione di questi popoli. Si tratta di un'azione sistematica, generalizzata e comune di un sistema di cui la tortura è appena una delle componenti. Questo sistema tende ad escludere la maggior parte della popolazione dalla vita nazionale, al fine di mantenere e aumentare i privilegi di una ristretta minoranza. Lui tentava di individuare qualcosa che, al di là della denuncia, davvero fosse utilizzabile anche per rafforzare i diritti umani. Trovò questo strumento nella elaborazione del diritto e dei diritti dei popoli. Convocò a Ginevra molti giuristi a lui vicini, elaborarono una serie di diritti che lui poi volle presentare in una conferenza internazionale che convocò per il 4 luglio del 1976. Ecco, lui volle mettere insieme ad Algeri, cioè in una capitale del cosiddetto Terzo Mondo, quella carta, quella Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli, per mantenere una soggettività dei popoli anche diversa da quella del rappresentante statale, soprattutto quando magari lo Stato è diretto o presieduto da dittatori o da governi che
che non rappresentano effettivamente i propri popoli. Dobbiamo riaffermare con forza il principio che i popoli, cioè gli uomini reali che li compongono, costituiscono il dato di base della vita collettiva e perciò della collettività internazionale. Questa collettività, dunque, prima ancora di essere una comunità di stati, è una comunità di uomini e di popoli. Buongiorno. Il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, è stato rapito questa mattina alle 9:10 da un commando di terroristi mentre usciva dalla sua abitazione al quartiere Trionfale per recarsi a Montecitorio, dove alle 10 era fissato l'inizio del dibattito, del primo dibattito parlamentare sul nuovo governo Andreotti. Moro era scortato da 5 persone, i terroristi hanno fatto fuoco. Secondo le prime notizie, 4 dei 5 uomini di scorta, 2 carabinieri e 2 agenti di pubblica sicurezza sarebbero morti. Subito dopo il sequestro di Aldo Moro, il paese è sconvolto. Il governo sceglie la strada della fermezza e approva un decreto legge per combattere i terroristi, ma che restringe anche i diritti di libertà dei cittadini. Lelio Basso non ci sta. Il dramma di Moro è un dramma umano che non si risolve con la sola ragione, ma è anche un dramma politico. Il dramma degli errori della classe dirigente, della disgregazione del paese, di una democrazia mai veramente nata. Parla un uomo che esattamente 50 anni fa, nella questura di Milano, subiva interrogatori di polizia senza assistenza di un avvocato. Non auguro a nessuno, neppure al mio peggior nemico, di fare le stesse esperienze. Lelio Basso assunse un atteggiamento chiaramente improntato alla trattativa. Si opponeva all'idea della risposta dura che buona parte della Democrazia Cristiana e il Partito Comunista portavano avanti e considerava prioritaria la sopravvivenza di Aldo Moro. Era una posizione morale e politica che considerava il sequestro di Aldo Moro non semplicemente un atto di criminalità, ma la manifestazione della crisi della democrazia italiana. L'atteggiamento umano di Basso nei confronti di Aldo Moro ebbe anche un riscontro in un messaggio che gli fu inviato dopo l'uccisione di Aldo Moro dall'assistente personale di Moro, Sereno Freato, che ringraziò Lelio Basso per il senso di umanità e di amicizia che aveva dimostrato nei confronti dello statista democristiano. La disponibilità a rivedere il concordato è stata riconfermata da ambedue i successori di Papa Montini, direttamente e a viva voce al presidente Pertini. Così Andreotti in Senato nella replica conclusiva del dibattito sulla revisione del concordato. In sede di dibattito generale questa mattina aveva preso la parola uno dei protagonisti storici del dibattito fra Stato e Chiesa, fra coscienza laica e coscienza religiosa, il socialista Lelio Basso, oggi indipendente di sinistra. La sua è stata una posizione divergente da quella della maggioranza. Si è dichiarato in favore dell'utopia, ossia dell'assoluta separazione della Chiesa dallo Stato. Il 7 di dicembre 1978, 10 giorni, neanche 10 giorni prima di morire, pronuncia il suo famoso discorso al Senato per la revisione dell'articolo 7, per la revisione del concordato. La sua tesi è sempre stata quella che l'unità con i cattolici si deve fare sul piano politico, sul piano dei valori, con gli uomini, con le persone, non con un accordo di vertice con la Democrazia Cristiana, che era invece un po' l'interpretazione prevalente nei partiti di sinistra. E di questa sua convinzione che il concordato fosse una cappa di piombo per l'Italia e per il Vaticano, e che viceversa l'unità e la concordia dovessero trovarsi nella libera partecipazione dei cittadini italiani e dei cittadini e dei cattolici in quanto cittadini, fu la base di questo suo intervento del 7 dicembre. Non ho timore di confessare l'utopia del socialismo, come non ho timore di confessare l'altra utopia, la più grande e la più pericolosa. Che tutti gli uomini, come è scritto nella nostra Costituzione,
avranno un giorno su questa terra pari e piena dignità sociale. Saranno da tutti considerati fini e non strumenti del potere altrui. Lelio è morto il 16 dicembre del 1978, alla vigilia del compiere i 75 anni. Io ricevo la notizia della sua morte arrivando alla stazione Termini, perché quel giorno gli amici avevano preparato una manifestazione in suo onore che doveva svolgersi a Roma, alla sala della Protomoteca del Campidoglio di Roma, con la presentazione di un libro di scritti in suo onore. Siamo rimasti tutti colpiti perché è andato a letto la sera prima, mi raccontava la mamma, facendo progetti per l'avvenire, dicendo: ecco, adesso sto qui 2 giorni in clinica, mi riposo, domani c'è la manifestazione in Campidoglio e poi faccio questo e poi faccio quello e poi faccio quell'altro. E invece è scomparso. Basso non era un uomo tranquillo. Non solo aveva una fortissima personalità, ma era anche, ce lo ricordiamo tutti, lo abbiamo ben presente, uomo di polemiche e di crucci e anche di scontri politici duri, a volte anche con compagni, a volte anche con molti amici carissimi. Cara Lisley, ho sbagliato molte cose nella vita, ma credo di poter dire che ho sempre agito secondo le mie convinzioni e che non mi sono mai venduto per ambizioni di successo, di potere, di denaro. Mi piacerebbe se di me rimanesse solo questo ricordo.